non lo sappiamo ancora, la relazione tra intelligenza artificiale e agenzie immobiliari. Mi spiego meglio, ci sono diverse ipotesi, c'è chi è contrario, c'è chi è favorevole, c'è chi dice che non cambierà nulla, c'è invece chi dice che cambierà tutto. E questo è un po' il bello di questo momento, no? Dove ci sono tanti convegni, tanti relatori che ovviamente si spacciano come fautori o comunque esperti di intelligenza artificiale, ma in realtà in questo momento stiamo vivendo un grande hype che però non è giustificato, quindi bisogna stare un attimino un po' attenti e andare un po' con i piedi di piombo. Gli agenti immobiliari sono spaventati dal fatto che attraverso il machine learning, quindi l'elaborazione dei dati, questi possono essere utilizzati in qualche maniera in modo fraudolento e portati fuori dall'agenzia immobiliare per fare business magari da parte di altre società. Questo non è così, ovviamente, anche per una questione di legge sulla privacy non può essere vero questo, ma credo che questa sia la preoccupazione più grande da parte degli agenti immobiliari. Non vedo altre preoccupazioni per il momento per il futuro degli agenti immobiliari. È ovvio che in questa fase devono conoscere come si sta muovendo questa tecnologia e quali sono gli stati di avanzamento per il nostro settore, questo sì. La più grande potenzialità dell'intelligenza artificiale per gli agenti immobiliari è sicuramente quella di semplificare e accelerare il lavoro. Quindi, come tutti gli strumenti di tecnologia che vengono usati sapientemente, la tecnologia appunto deve essere utilizzata come acceleratore per togliersi via alcune funzioni, alcune attività che magari l'agente immobiliare abitualmente fa e dove perde tanto tempo. In questo caso l'intelligenza artificiale ci può aiutare veramente.